DJ con Elettra Lamborghini dal vivo in studio. Mala, devi sapere che ci sono molte ragazze che lavorano qui e le ragazze guardano molto le altre ragazze, cioè è tutto un campionato a parte che noi uomini facciamo fatica anche a comprendere fino in fondo. E questa cosa del twerking, cioè questo ballo che si fa con le chiappe fondamentalmente, cioè fa un po' di invidia perché c'è tutta una tecnica per muovere in maniera separata le singole natiche. Allora guarda, innanzitutto ti dico che oggi esce il video, ti do un'anteprima. Aia. Ragazzi, è materiale veramente importante quello. No, è fighissimo, veramente bello. E lì ce ne twerk a volontà. Però io ti dico la verità, io non mi sembra tanto difficile. Non è difficile. Non capisco perché la gente non lo so. Non capisco perché la gente non riesca. Non capisci perché non riesca, però almeno qui capisci perché è una cosa, diciamo, eccitante, lo capisci? Ah no, sì, io anche sì, è una grande. Però non dipende tanto dal sederone, capito? Non deve, è la schiena. È la schiena. È la schiena. Il movimento parte dalla schiena. Sì, dalla schiena, cioè è chi sì. Oggi pomeriggio facevo un campionato. No, pomeriggio adesso corridoio. Si può fare. Scusa, fammi un po' vedere com'è. Non che io voglia farlo, a me non interessa. Allora io faccio sempre ehi. Allora dunque, aspetta, innanzitutto devi scendere. In realtà è meglio se lo fai in un quadretto del genere, capito? Sì. Aspetta, no, ma io posso far entrare una mia amica che è di qua. Entra. Che vorrebbe. Entrala, brava. Entra pure, amica. Allora, poi vieni un secondo, se vuoi farlo bene, se non vuoi fare guarda. Non ti preoccupare, Gioia! Vieni. Ho fatto ballare dei pali. Eccola qua! No, sei un prototipo perfetto. Te l'ho detto, perfetto. Ma io me. Ma lei no, è Elettra. Perfetta, Gioia, no? Allora, guarda, ti devi un po' impecorare. Vai. Quindi devi appoggiarti al banco. Allora, appoggi le manine. Di fianco, fare, di fianco, dai. Apri le gambe. Guarda che eleganza. Però apri di più. Fa la timida. Un po' di più, vai. Allora fai finta che sei nel bagno della discoteca. Cioè, io ho una certa età. Ma non ti preoccupare. Allora, è sporchissimo. Tu cosa fai? Fai uno squat. Vai di squat. Però devi, capito che non vuoi toccare. Perché c'è il vestito, quindi hai capito, ti stai sedendo sulla tazza, ma non vuoi toccarla. Ma quindi ancora di più con la schiena, brava, è la schiena. Devi arcare. È la schiena, lo squat. Io non sono molto sexy. È la schiena, vai, questa parte qua, capito? Sì. Vai, okay. Escilo qua. Vai. Escilo. Ok. E poi vai su e vai giù, così. Però io piano, a tempo, tipo. Vai. A tempo, così. Ehi. Questo poi è niente, poi lo puoi fare così, lo puoi fare così. Beh, quello mi piace, quello con la gambetta sopra non è male. Bene. Vabbè, facciamo un corso poi nel pomeriggio, grazie. Grazie, Ale. Così bello, bello, molto bello. Senti, tu sei entrata nel giro di produttori molto bravi americani, tipo il gruppo di Cash Money, quel gruppo lì. Come ti hanno pescato? Cioè, tu hai cercato loro, loro hanno cercato te? No, loro hanno cercato me. Poi dopo sono andata a conoscerli a Miami, mi sono innamorata di Miami e niente. No, devo dire che con i latini mi trovo molto bene. E infatti tra un mese tornerò là e voglio darci dentro in studio. Poi guarda, a me piace proprio tanto stare in studio. Cioè starei come facevamo appunto cash là. Cash money, quello che faceva le gare DJ 30 anni quello fa. C'è una certa, l'hai conosciuta, è il tuo prodotto? Sì. Ma che bello, come sta Cash Money? Cash Money è il padre di Giorgio Prezioso, del nostro... cioè, è un ex screcciatore, campione è un mondiale, ex DJ diventato totale. Produttore. È forte. Esatto, sì. Molto forte, bene. Niente, ho scritto una decina di canzoni appunto quando è stato... Mala, tra l'altro. Ah, vedi. Mala sia stata la secondo pezzo che ho scritto appunto in studio. E noi facevamo le nottate dalle 8. Di sera alle 8 del mattino in studio. Caspita. E io lì mi sono innamorata, cioè è proprio bello. Senti, com'è quella faccenda che coi reality si ingrassa? Sì, brutta storia, non fare neanche uno. Ma perché per un mese fanno una vita, diciamo così, poco regolata. Molto poco regolata. Esattamente il contrario, e quindi chi fa una vita sregolata tende a mangiare, cioè vai a mangiare quando non dovrebbe, in quantità mangia industriale. Dopo. Ecco, diciamo che non mangia sono prima. Del no, subito dopo. Nicola, con le nostre manette che ci ha regalato Elettra, ce ne torniamo a casa, una le useremo io con pepe. Te e tu con me. Io le immagini orrende che porterai con te. Hai imparato, tu sai quello che quello faccio che devi quello fare. Che posso. Certo. Elettra Lamborghini a Radio DJ, grazie cara. Grazie Elettra. Ciao. A domani, ciao. DJ, chiama Italia.